Come chiudiamo il genio? Il genio lo chiudiamo in Palazzo Medici, direi ovviamente, con un colpo non di cannone, ma con un colpo di mattone, perché inizierà la demolizione della sala est-ovest per iniziare i lavori della galleria tra via Ginori e via Cavour. Quindi qui accanto, la notte del 25 maggio, visto che chiuderemo formalmente il genio non con un colpo di cannone, ma con un colpo di martello. La metaforica, no, sarà anche vero, però insomma vediamo come lo organizzeremo. Com'è? Il picconatore. Segnalo, ma non ho bisogno di farlo, l'avete già visto anche su alcune cose, la straordinarietà del premio Vallombrosa, anche quest'anno con alcune, i finalisti sono straordinari, la lettura, la lectio magistralis che si terrà anche in questo caso il 17, segnalo la particolare attenzione ai bambini, segnalo la particolare attenzione all'innovazione. Ci sono tanti eventi in provincia e in città particolarmente legati a questo, in particolar modo segnerei sul calendario il 24 maggio per questo, perché a Vinci ci sarà una cosa assolutamente unica e interessante con il comune di Vinci, ma anche a Firenze in Palazzo Medici ci sarà una sorta di brainstorming di una serie di giovani cervelli fuggiti o comunque andati via dall'Italia all'estero, per ragionare di che tipo di innovazione frammenti di una città che verrà. Il titolo è una provocazione su che tipo di città costruiamo. Quando parliamo di città, ripeto, vi prego di non fare riferimenti alla città di Firenze, ma in generale all'idea di una comunità condivisa che secondo noi deve animare. Ecco perché il genio oggi è provocazione di natura politica. Mi fermerei qua perché voglio che si parli di altre cose, che siano Giovanna Fonari e il dottor Gerdovic a dirvi alcune cose, stante la mia disponibilità ovviamente a rispondere alle domande tecniche, a quelle politiche, a quelle economiche e sociali. Segnalo che quest'anno la collaborazione con l'ente Cassa di Risparmio prosegue con l'inizio, praticamente al termine del genio fiorentino, dell'iniziativa sul Mugello Culla del Rinascimento, che fa pandan con alcune iniziative già fatte 2 anni fa nell'Empolese e lo scorso anno in Valdarno, se non ricordo male, e che in qualche modo dà il senso di questa costante attenzione al nostro territorio e a cui volentieri abbiamo dato collaborazione, perché sarà una cosa molto appassionante e particolare. Mi limito alle ultime 3 considerazioni. La prima, rapidissimo, lunedì 12 noi vi raccontiamo perché facciamo il genio fiorentino non come un festival, ma come una provocazione a noi stessi. 2, mai come quest'anno, elemento di novità che credo importante, il genio fiorentino è fatto anche amministrativo. Non è un caso se presentiamo la Sant'Orsola che verrà durante il genio fiorentino. Nell'inedito c'è anche la Sant'Orsola che verrà, tra l'altro con una scannerizzazione molto particolare, con un progetto tridimensionale che credo vi colpirà, mi pare sia il 20 maggio, il 21, comunque lo trovate in calendario. Il terzo, noi vogliamo far sì che mai come quest'anno si possa uscire dal genio fiorentino sì con la consapevolezza e l'orgoglio di appartenere a una grande storia, ma con il bisogno di mettersi in discussione. E termino con un riferimento alla London School of Economics. Sapete che Firenze continua a mietere successi dal punto di vista dell'immagine internazionale assolutamente fantastici. Noi abbiamo chiesto però quest'anno, per mettersi anche un po' in gioco e in discussione, di far vedere anche le cose negative, o meglio, di confrontarci sulle critiche da farci. Se lo fanno gli amministratori credo che sia importante. E allora in questo senso ci saranno alcune iniziative, la presentazione del libro di Irene Tinagli, una ragazza di 34 anni, no 33 se non si arrabbia, 74, quindi 34 anni, empolese, che è andata a lavorare a Pittsburgh con Florida, l'uomo delle 3T, il talento, e che ha scritto un libro adesso, Talento da svendere, è molto interessante perché ci dice basta con questa retorica di Galileo, Leonardo e Michelangelo, abbiamo le nostre immagini di promozione, continuano a essere Meucci con il telefono, continuano a essere Dante della Selva Oscura e quelle che avete visto e vedrete sui giornali in questo periodo. Quindi noi vogliamo anche in qualche modo metterci in discussione. È importante però che al termine del genio fiorentino ci sia la consapevolezza che c'è da discutere, c'è da lavorare, c'è da tornare ad essere davvero la capitale delle idee. E in questo senso chiudo da dove ero partito, la frase di Pratolini è veramente emblematica. Lo scorso anno noi puntammo su Leonardo,
triste è quel discepolo che non sorpassa il suo maestro, per dire che abbiamo bisogno di futuro. Quest'anno vogliamo mettere al centro la parola idee. Firenze ha vinto non quando ha fatto delle cose belle in generale, ma quando ha saputo mettere le idee al centro della discussione, vorrei dire mondiale. E noi abbiamo voglia di fare questo. Se Pratolini, che forse non è stato un genio nella caratterizzazione leonardesca o leonardiana, Leonardo era ovviamente è il genio, ma è comunque assolutamente fiorentino, non doc, stradoc, stragigliato, come si potrebbe dire, è quest'anno il nostro punto di riferimento, voi immaginate anche perché per la prima volta affrontiamo la sfida di un teatro, il Teatro Verdi, lunedì prossimo, per, e lo facciamo in particolare con gli studenti, per ragionare di questo. Io direi, se siete d'accordo, di chiedere a Giovanna prima, Antonio poi, diciamo continuare e anche correggere eventuali errori che io abbia fatto, e poi ci apriamo alla fase di domanda e risposta.